Torna l'edizione flash di metà settimana del telegiornale di Casale Monferrato. Apriamo con la cronaca. Si apre in questi giorni il processo per riciclaggio relativo al caso degli assegni rubati nei primi mesi del 2016 all'allora vescovo di Casale, Monsignor Alceste Catella. 5 effetti bancari apparentemente firmati dal presule casalese vennero consegnati in banca e il denaro, poco più di 14.000 euro, depositato sul conto corrente di un'ignara pensionata casalese per essere poi prelevato nel giro di qualche giorno. Gli assegni però, 2 collegati al conto personale del prelato, altri 3 al conto diocesano, erano stati rubati e le firme in calce ai titoli non erano autentiche. Ad accorgersi di essere stato derubato e a sporgere denuncia era stato lo stesso vescovo, dopo aver ricevuto gli estratti conto bancari ed essersi accorto di uscite anomale. A seguito delle indagini, la polizia era poi risalita agli assegni bancari e all'anziana sul cui conto, inconsapevolmente, era transitato il denaro. Responsabile dell'inganno si è rivelato essere un uomo a cui la donna era affettivamente legata per aver fatto da nonna ai suoi figli. Era stato proprio lui, munito di delega per operare sul conto dell'anziana, ad aver depositato gli assegni ed effettuato i prelievi con il bancomat della donna. È tutto pronto per l'ampliamento di Palazzo Cova ad Aglio a Casale. Il progetto relativo al complesso, già sede della scuola secondaria di primo grado Trevigi, è stato presentato nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Pronta per l'avvio anche la gara d'appalto per individuare la ditta affidataria dei lavori. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Titti Palazzetti, gli assessori all'istruzione Ornella Caprioglio e ai lavori pubblici Sandro Teruggi e il dirigente del settore GUT Alessandro Ravazzotto. L'opera prevede la realizzazione di palestra, aule didattiche e servizi accessori. Un nuovo edificio dunque distribuito su 2 piani fuori terra da destinarsi a scuola secondaria di primo grado, composto da blocco scuola e blocco palestra. Il tutto sarà direttamente collegato con l'edificio esistente e già in uso, così da formare un unico corpo scolastico. Un altro passo in avanti verso la realizzazione di Vento, la ciclovia che collegherà Venezia a Torino unendo le 13 province rivierasche del Po. La provincia di Alessandria ha conferito all'ideatore del progetto, il professor Paolo Pileri, e al Politecnico di Milano l'incarico per svolgere un censimento sulla quantità e tipologia di edifici pubblici dei comuni e delle province rivierasche utilizzabili a supporto del progetto. Un progetto che sta a cuore al vicepresidente della provincia e candidato sindaco di Casale per il centro destra Federico Riboldi. Le Greenway, sottolinea Riboldi, sono in grado di attirare turismo di alto profilo da tutta Europa e il Monferrato Casalese, uno tra i pochi territori interamente attraversato dal fiume, non potrà che avere un grande ritorno dalla ciclovia, diventando punto di riferimento per chi vorrà esplorare il patrimonio UNESCO delle Langhe e del Monferrato. Zerbinati vola a Dubai per partecipare a Gulf Food, la più grande fiera annuale al mondo dedicata al settore alimentare, e conquistare i professionisti del settore e il pubblico internazionale con la sua ricchissima offerta, riconosciuta all'estero come emblema dell'eccellenza e della qualità 100% made in Italy. Leader di mercato nella produzione di insalate e verdure fresche di quarta gamma e di piatti pronti freschi, zuppe, vellutate, contorni, burger gluten free e flan vegetali, Zerbinati si attesta in Italia come primo brand nel mercato dei piatti pronti biologici, presidiando con una quota di oltre il 40% il mercato delle monoporzioni. L'azienda però risulta vincente anche all'estero. Ad oggi infatti esporta in Europa e oltreoceano in più di 10 paesi nel mondo. Fino a giovedì 21 febbraio, presso lo stand dedicato al Dubai World Trade Center, Zerbinati presenterà all'attenzione internazionale la sua sempre più vasta gamma di prodotti, frutto di una continua ricerca ed evoluzione all'insegna dell'innovazione. A causa del protrarsi dei lavori all'interno dei locali di Via Mameli 21, viene prorogato fino a venerdì 22 febbraio incluso il trasferimento temporaneo dell'URP del comune di Casale in Via Magno Cavallo 7. I servizi saranno garantiti negli stessi orari, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17. Arriva il drone agricoltore che sarà utile anche per i trattamenti anti-zanzara in risaia e per quelli anticrittogamici in vigneto. La rivoluzione tecnologica del drone PBK sarà presentata questo mercoledì 20 febbraio a partire dalle 15 all'Istituto Luparia di Casale. Interverrà anche l'assessore all'agricoltura, Giorgio Ferrero. Il drone agricoltore è stato progettato e costruito dalla startup PBK del Politecnico di Torino. Prove di volo sono già state effettuate in risaia con ottimi risultati
e adesso si procederà con le prove in campo sull'area agricola collinare dell'Istituto Agrario Luparia. In vista delle primarie del PD del prossimo 3 marzo si è costituito a Casale il comitato elettorale Prima le persone per appoggiare la candidatura a segretario nazionale di Nicola Zingaretti. Il comitato, che si è costituito in occasione dell'incontro al Parco del Po con la senatrice Roberta Pinotti, è composto da Paolo Ilengo, Silvia Sorisio, Giuseppe Marini e Gabriella Bozzo. È stata inaugurata con grande successo di pubblico nelle sale del Castello di Casale I migliori giorni della nostra storia, la mostra dedicata ai 100 anni del gruppo Stat. Il percorso espositivo allestito per il gruppo da Corrado Tagliabue è composto da 28 grandi pannelli, i primi 5 dedicati alla storia della Stat, mentre gli altri 23 sono una selezione di viaggi degli ultimi anni divisi per tema. Grandi capitali europee o d'oltremare come New York, i viaggi epici nel nord Europa con le capitali baltiche fino alla Russia o Capo Nord. Centinaia di viaggi e milioni di passeggeri che diventano protagonisti nelle 250 foto di gruppo che compongono la mostra e le 350 proiettate in loop sul grande schermo della prima sala. L'esposizione sarà visitabile ad ingresso libero fino al 17 marzo, venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un'altra mostra che è stata inaugurata con una vasta partecipazione di pubblico è Segni e sogni dell'artista Matt Beacon al Fineco Center di Ozzano Monferrato. L'esposizione sarà visitabile negli orari di apertura dell'ufficio Fineco Bank in via Roma 48A fino al 31 marzo prossimo. Sono in arrivo altri 6 appuntamenti della 29esima edizione della Rassegna Teatro Ragazzi. L'iniziativa, curata dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino, si rivolge agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Casale e del comprensorio casalese. Il ciclo di spettacoli, che si svolgeranno in orario mattutino al Salone Tartara, vede la partecipazione di 5 compagnie cittadine e 2 coinvolte dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. Il prossimo appuntamento è per giovedì 28 febbraio con Cappuccetto Rosso Pasticcione, messo in scena dal Teatro della Nebbia. In Biblioteca Luzzati a Casale, mercoledì 20 febbraio alle 17, appuntamento con Il potere della musica, la forza di un sogno, a cura del musicista Paolo Bonfanti, che proporrà ai bambini la storia di Jimi Hendrix, considerato il più grande chitarrista rock di tutti i tempi e artefice di una vera e propria rivoluzione musicale.